un laboratorio che si trova all'Aquila può aiutare non solo ovviamente il sistema sanitario dell'Abruzzo, ma anche il sistema sanitario dell'Inghilterra, della Romania, della Germania, magari di paesi africani dove magari non ci sono questi laboratori e così via. E Dante Labs, un'azienda aquilana nata nel 2016 specializzata nel sequenziamento del genoma umano. L'azienda, servendosi anche dell'intelligenza artificiale, ha sviluppato software e hardware che potranno rivelarsi utili anche nella lotta contro il Covid-19. Queste stesse soluzioni, software e hardware, possono essere riconvertite per l'analisi del Covid o di qualunque altro tipo di virus. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquistato dei macchinari in più, abbiamo riconvertito dei macchinari esistenti, ma soprattutto abbiamo adattato i nostri software proprio per l'analisi del Covid, quindi l'analisi virale, e per avere un approccio industriale a questo problema. Finora l'Aquila era pressoché scoperta per quanto riguarda l'analisi dei test. Il capoluogo infatti doveva appoggiarsi all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, mentre l'apporto del laboratorio ospedaliero del San Salvatore è al momento piuttosto esiguo, poiché può analizzare solo poche decine di tamponi al giorno. Con l'apporto di Dante Labs però la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Già quei macchinari che vediamo alle mie spalle possono analizzare 5.000 test al giorno. Poi noi, oltre questo muro, c'è un'area più grande dove oggi stanno arrivando altri macchinari per poter analizzare 10.000 test al giorno aggiuntivi dalla prossima settimana, per poi salire a 20.000, 30.000 e entro fine giugno dovremmo essere sui 40, 45.000 test al giorno. Numeri impressionanti, soprattutto se si considera che ad oggi in Abruzzo vengono processati in media circa 1.000 tamponi al giorno e che Pescara si è accaparrata un macchinario che una volta a pieno regime potrà analizzarne circa 2.400. La regione Lombardia, una delle zone più colpite al mondo dal virus, si sta già appoggiando all'azienda aquilana. Noi siamo stati contattati sia dalla regione Lombardia sia da altre regioni italiane ed europee. In particolare poi con la regione Lombardia abbiamo effettuato la certificazione Covid, chiamiamola, dove il laboratorio di riferimento della regione ci ha inviato 15 campioni, 5 positivi e 10 negativi, che noi abbiamo analizzato, poi abbiamo inviato i risultati raggiungendo il 100% di conformità con le loro analisi. L'Abruzzo però procede molto più lentamente. Tutto è iniziato il 21 aprile scorso con un incontro tra il fondatore dell'azienda, il presidente Marsilio, l'assessore Verì e il direttore Damario. L'iter è poi partito formalmente il 29 con il deposito della domanda presso il comune dell'Aquila, domanda che il comune ha istruito e inoltrato alla regione in alcuni giorni e ora si attende il parere dell'Agenzia Regionale Sanitaria per poi trasmettere il tutto al Ministero della Salute. Con la ASL abbiamo già effettuato tutte le analisi, abbiamo presentato la documentazione, adesso questa stessa documentazione è stata passata alla regione, con la quale abbiamo avuto uno scambio anche di informazioni aggiuntive proprio questa mattina con gli uffici competenti, quindi ormai siamo veramente quasi pronti. Per la burocrazia, insomma, si è rischiato che l'Abruzzo fosse l'ultimo a potersi servire di un'eccellenza della nostra regione.